Buongiorno a tutti, io sono Silvia Lucchini dell'Ufficio Alunni dell'Università di Trento e continuiamo con il nostro progetto Tell Your Story e oggi siamo qui appunto con Michele. Ciao Michele. Ciao a tutti, buongiorno. E oggi appunto faremo questa video intervista sul suo percorso. Infatti ti chiedo, Michele, di parlarci un attimo di te, di cosa hai studiato, se vuoi raccontarci un aneddoto, un ricordo di Trento, dell'università. Sì, va bene. Io ho 29 anni e ho studiato lì a Trento la triennale in ingegneria industriale, poi ho proseguito la magistrale in ingegneria meccatronica. E durante il magistrale poi ho seguito il percorso doppia laurea andando all'Università di Monaco 2 anni e poi per finire ho fatto la tesi all'Università della Florida negli Stati Uniti per avere un po' di esperienza all'estero. Certo. Sì, poi io sono di Verona, sono stato a lavorare un po' all'estero e ora sono tornato in Italia da qualche anno ormai che lavoro nell'ambito dell'automotive. Spiegaci un po', se vuoi, cosa consiste il tuo lavoro. Sì, io sono caporeparto nella verniciatura. La verniciatura è un reparto nuovo, nel senso che prima venivano verniciate le scocche nel Lamborghini in Germania e abbiamo costruito questo nuovo impianto. 3 anni fa è cominciato il cantiere e sono stato in Germania 1 anno per gestire un gruppo di 40 operatori per imparare a verniciare, insomma, come gestire una verniciatura e al tempo stesso gli operatori come si vernicia, si carteggia, tutti i processi di verniciatura che per Lamborghini sono per lo più manuali, quindi c'è stato parecchio da imparare. E adesso abbiamo avviato e ormai la rampa di salita di produzione è completata, diciamo che tra 1 mese saremo al massimo della produzione di verniciatura e quindi gestisco un gruppo di 35-40 operatori in alcuni reparti della verniciatura, è divisa in due e lavoriamo su 2 turni. E hai avuto sempre un po', insomma, il sogno di lavorare nel settore automotive o è stato un po' un caso? Sì, all'inizio, quando ancora stavo studiando, pensavo di lavorare più che altro nel campo della consulenza, dare consulenza in magari più progetti, in più ambiti. Infatti ho cercato anche di espandere il più possibile le mie conoscenze. Quando ho scelto il percorso di doppia laurea a Monaco, ho scelto l'indirizzo anche di management, meccanica e management, per poter studiare qualcosa anche sull'economia, anche quello, e poi per avere più possibilità poi nel futuro. C'è da dire che il mondo automotive è vastissimo, soprattutto a Monaco dove ho studiato, ma anche qua in Italia. Adesso io vivo in Bologna, dove nella Motor Valley, diciamo, tra Ducati, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Certo. Pagani, ce n'è per tutti i gusti. E mi rendo conto che tantissimi lavorano nel mondo automotive, tra fornitori e fornitori soprattutto, poi la vernicatura è un campo molto vasto che ci si appoggia a parecchi subfornitori, non so, di adesivi o prodotti comunque per lucidare. Fornitori, abbiamo migliaia di fornitori, quindi è facile, diciamo, nel mondo automotive. È un settore molto ampio, insomma. Sì. Sono tante opportunità, immagino. E invece, appunto, hai studiato e lavorato anche all'estero. È un po' una domanda, forse un po' una curiosità che ti chiedo è come vengono visti appunto i grandi soprattutto brand italiani di automobili, insomma, ne hai citati alcuni prima, come vengono visti all'estero, insomma, e anche dagli altri concorrenti stranieri? Sì, quando ero in Germania o negli Stati Uniti già parlavo di Lamborghini perché avevo fatto dei colloqui già. O comunque quando ero in Audi ero già assunto da Lamborghini.
E loro sono sempre estasiati quando parli loro di questi grandi marchi, ma anche di Ferrari, non solo Lamborghini, insomma, i grandi marchi sono lusso per loro, è proprio un sogno lavorarci, ma anche guidarne una, vederle in giro. Ecco, in Germania ce n'erano parecchie. Poi c'è da dire che io comunque sono stato a Monaco, dove c'è la BMW, e lì c'è la BMW, a Neckarsulm c'è l'Audi, Ingolstadt c'è Audi, quindi lì per la maggior parte hanno queste auto tedesche. Certo. In ogni caso, la stessa 500, la Fiat 500 è sinonimo di stile, e l'ho provato, l'ho sentito da più persone, insomma, all'estero. Quindi comunque sono in qualche modo apprezzati, un settore anche Sì, che certo. era apprezzato, insomma. E bene, per un po' concludere, vorrei insomma chiederti se puoi dare due o tre consigli, insomma, ai giovani studenti dell'università o neolaureati che desiderano fare un percorso come il tuo, andare a lavorare magari appunto nel settore automotive o come te, insomma, il Lamborghini o in altri, presso altre aziende. Sì, io ho qualche consiglio, ad esempio quello di andare all'estero, di fare esperienza, sfruttare tutte le opportunità che vengono offerte dall'Università di Trento, che sono veramente tantissime, dalle doppie lauree, agli Erasmus, ai servizi di placement per quanto riguarda la consulenza sulla propria carriera, su come fare il curriculum. Cioè, quello Certo. a me è servito tanto. E sfruttavo tutte queste piccole opportunità che insieme fanno la differenza. Cioè, per fare un percorso, poi una carriera, una bella carriera, e avere degli obiettivi alti, comporta doversi distinguere. E quindi Certo. bisogna anche sapere le lingue, l'inglese, il tedesco. A Trento avevo frequentato dei corsi extra di inglese e di tedesco, che erano gratuiti o costavano veramente poco. Quindi consiglio di andare all'estero, di imparare più lingue possibile e sfruttare tutti questi servizi, perché anche solo il curriculum sembra, o la lettera di presentazione, sembra una banalità, ma è il biglietto da visita, la prima cosa che vede un'azienda di te, e se vede un curriculum brutto, magari dice, scegli Certo. quello, no? O se vede un curriculum ben fatto, magari anche strano, nel senso che si distingue per la vivacità, pensa, però questo ragazzo o ragazza è riuscito a fare un curriculum così bello anche graficamente, chissà cos'altro sa fare. Certo. Certo, sono quei, insomma, piccoli consigli che magari sembrano banali, ma che dopo magari fanno la differenza. Sì, ovvio che nel percorso di studi è più semplice, più comodo fare il minimo indispensabile, però poi magari non sei soddisfatto una volta finito gli studi Certo. della carriera. Se invece si segue la via più difficile, magari invece che fare la tesi all'interno dell'università, metterci 1 mese, 2 mesi e farla in biblioteca, conviene di più metterci 6 mesi in un'azienda, però alla fine non sei un neolaureato senza esperienza, hai fatto comunque 6 mesi Certo. di vita lavorativa in azienda, sai già come sono le dinamiche, quello è abbastanza. Sicuramente sempre qualcosa in più, di sfruttare insomma anche l'occasione che dà l'università, sicuramente oltre insomma a pensare agli esami, insomma alla laurea. Mi sembra un ottimo consiglio. Bene, grazie Michele, io ti ringrazio per la tua disponibilità, per aver partecipato insomma a questo progetto e appunto grazie insomma a tutti quelli che ci seguono e seguiteci anche sui nostri social. E grazie a tutti, buona giornata. Ciao, buona giornata, in bocca al lupo.